In collegamento Barbara Floridia, Movimento 5 Stelle, eccoci, bentornata. Buon pomeriggio, bentrovati. Qualche giorno fa la maggioranza è andata sotto in commissione, o meglio sarebbe andata sotto in commissione affari costituzionali su un emendamento del Movimento 5 Stelle se il presidente Pagano non avesse deciso di far ripetere quel voto, attendendo Ma così, diciamo, arrivando così all'esito favorevole alla maggioranza. Beh, che dirti, c'è di poco fa una lettera del presidente della Camera Lorenzo Fontana ai presidenti di commissione. Lorenzo Fontana, rispondendo in aula, ha detto che non ci sono state forzature, che è tutto conforme. Poi però c'è questa lettera in cui effettivamente Fontana chiede ai presidenti di commissione di procedere onde evitare polemica qualora si dovessero verificare altri voti sensibili col massimo rigore procedurale e fattuale, come cioè, dire, la prossima nessuno volta ha fatto niente raccomando. Di sbagliato, però mi raccomando, da qui in avanti massima attenzione. Esatto. Aspetta Luca, Bonelli aspetta parla di golpe, però insomma poco fa in aula. Perché voglio sentire Barbara Floridia sul punto. Onorevole Floridia, che storia è? Cioè, la prossima volta mi raccomando, intanto stavolta abbiamo rivotato, ma non importa. Come funziona? Ma guardi, questo è pericolosissimo. Io sono presidente di una commissione e so con quanta fatica devo tenere a volte la situazione, nonostante io sia un presidente di opposizione, ma mi attengo assolutamente al rigore istituzionale. Quello che è accaduto è gravissimo perché erano andati sotto e il presidente ha fatto rifare la votazione. Infatti questa lettera del presidente Fontana sottolinea che c'è stato un vulnus democratico. Io di questa destra comincio, cosa che all'inizio in realtà non avevo, adesso comincio ad avere paura perché abusano del loro potere, dei loro ruoli istituzionali. Polverini, quindi vanno sul punto sotto e rifanno la votazione, non è normale. Sì, diciamo, non è una bella immagine. Poco fa è intervenuto di nuovo il presidente Occhiuto sul tema dell'autonomia differenziata. La mia posizione è ben conosciuta, nessun pregiudizio, ma consiglierei prudenza nei tempi dell'approvazione, perché l'attuazione di una riforma, fatto il presidente di regione, so come si ragiona, così importante, deve avvenire dando tempi adeguati e congrui al Parlamento, a tutti i partiti, per poterla esaminare. Ok, dopodiché però, perdonatemi, se no sono io che mi sono persa un passaggio, Floridia mi aiuti. Io avevo capito che non ci dovevano essere oneri per lo Stato, mi sembra che questo sia scritto nero su bianco, quindi diciamo al capitolo LEP, livelli essenziali delle prestazioni, c'è scritto senza ulteriori oneri per lo Stato, e cioè per quello che capisco io significa che non si devono spendere soldi, che lo Stato non ci deve mettere soldi, ho capito male io? Questa legge senza soldi è una legge ulteriormente pericolosa, perché quello che sulla carta si sancisce, cioè questo spacca Italia, questo divide Italia, sarebbe chiaramente ancora più disastroso, perché noi sappiamo bene, la collega in studio lo sa, che da uno studio Smimez noi sappiamo che servono 100 miliardi per i LEP, che in questo momento queste risorse non ci sono, non sono state individuate, e sottolineo che a me dispiace dirlo, però bisogna anche essere corretti e onesti con i cittadini. Dal fondo perequativo che serviva proprio in questo contesto in cui le regioni già hanno una minima autonomia, sono stati tolti, senza che Forza Italia abbia controllato e vigilato, sono stati tolti più di 3 miliardi. Quindi com'è possibile portare avanti una legge spacca Italia dicendo che non si farà se non ci saranno i soldi, ma i soldi non ci sono, e gli unici che c'erano già per l'autonomia che le regioni hanno sono stati tolti da questo governo? Quindi questo mi preoccupa in maniera diciamo non banale, e i cittadini devono stare attenti, perché questa legge, se passa così, è veramente una legge dei patrioti secessionisti che lasceranno indietro il Sud, e non a chiacchiere o a slogan, ma con i fatti, perché già lì dove c'erano delle risorse per le regioni che in parte hanno un po' di autonomia, questi 3 miliardi sono stati tolti. Mi permetta di aggiungere, e concludo, un'altra diciamo osservazione importante. Quando le regioni potranno avere più autonomia per sanità, e già vediamo il disastro che c'è in sanità, ci arriviamo alla per sanità, scuole promesso. Ed energia,
L'unità, bene, l'unità del paese non solo sarà in totale distruzione, ma pensate un po', un ragazzo diplomato in Calabria, quel diploma potrebbe non farlo valere, potrebbe non avere valore in Lombardia, potrebbe non iscriversi in una università lombarda, ma vi sembra normale? Allora, onorevole Floridia, le chiedo aiuto. Quello che ho capito io è anche che con l'autonomia differenziata, in sostanza, le regioni trattengono le tasse. Certo. Giusto? Quindi se questo è, non su significa tutto. Che noi cristallizziamo quei numerini che abbiamo visto e forse li peggioriamo, chiedo. Certo, infatti questa per noi è una preoccupazione, perché se mi vengono come regione dati i soldi, per esempio, in base agli asili nido che nella regione io ho ad oggi, cristallizzo una situazione senza permettere alla regione stessa di avere risorse aggiuntive, perché magari i 100, faccio un'ipotesi, asili nido non sono sufficienti, quindi chiaramente non bisogna rifarsi alla spesa storica. Ma mi permetta una parentesi, perché parlo di qualcosa che conosco bene. Io sono un insegnante, ho insegnato prima di fare politica 20 anni e dove ho insegnato? 10 anni al nord, proprio a Vicenza, e 10 anni a Palermo e a Messina. Quindi io ho vissuto con 1.300-1.500 euro in base agli anni in cui ho insegnato e ho vissuto le due realtà. Vi dico che le gabbie salariali sono una pessima idea e sono anche pericolose, anche perché quando io vivevo a Vicenza, ed era vero che quei miei 1.500 euro avevano nell'immediato un valore inferiore di quelli che poi ho guadagnato a Palermo, è anche vero che a Vicenza avevo una serie di servizi anche gratuiti e quindi una qualità e della di vita comodità diversa. E di servizi proprio al cittadino che a Palermo non avevo. Quindi in realtà non si può fare solo il costo e il conto dello stipendio percepito, quindi andrebbero alzati tutti gli stipendi, e assolutamente, soprattutto del mondo scuola. E dico a questo governo e lo dico alla Polverini: occhio alla scuola, perché ricordiamo che il centrodestra tagliò 10 miliardi alla scuola, invece nella scuola bisogna investire ed è fondamentale. Permettetemi questa parentesi perché lo sento di pancia venendo da quel mondo e avendo noi con il Conte 2 investito in un solo anno 10 miliardi, perché per noi la scuola è fondamentale. Dentro l'autonomia è pericolosissima lasciarla alle regioni, sia a livello stipendiale che gestionale di programmi. Tornando all'autonomia, attenzione, perché la sanità che è stata in mano alle regioni è la dimostrazione, la palissiana, che le regioni non sono all'altezza di gestire servizi che devono essere garantiti per tutti, e i milioni di cittadini in lista d'attesa, i milioni che rinunciano a curarsi, cioè e quelli milioni dovrebbero essere un buon esempio di quello che non va fatto, Giovanni controllo Sallusti. Sono infiniti.